Cari fratelli, care sorelle, cari amici, buona domenica, buon pomeriggio e ben ritrovati. Siamo felici di essere qui ancora una volta per questa rubrica Il CNS risponde. Sono insieme a Rosario Sollazzo, che saluto e a cui poi darò la parola, ma intanto vi voglio augurare davvero una splendida domenica nel Signore. So che questa nostra rubrica viene vista e visionata anche dopo la domenica, allora auguro a tutti una felice settimana nel Signore e nello Spirito. In questo tempo ci prepariamo alle vacanze, vacanze tanto sognate, vacanze tanto desiderate, vacanze che dopo un periodo di tanta chiusura, specialmente i nostri giovani, le nostre famiglie desiderano tanto, vacanze che se fatte nel Signore sono ancora più feconde e noi vogliamo proporre queste vacanze fatte nel Signore e a questo proposito, dopo aver programmato proprio con il Consiglio, il Comitato Nazionale, una serie di attività estive, abbiamo selezionato tra le varie domande che ci sono giunte proprio quelle che riguardano questo tempo estivo ed è di questo che vogliamo parlarvi. E allora io direi, Rosario, tu nel Comitato Nazionale ti occupi dell'area carismatica e noi quest'anno abbiamo organizzato vacanze carismatiche e vorrei cominciare proprio dalla famiglia, dal momento che il rinnovamento è famiglia di famiglie. Raccontaci della programmazione per le nostre famiglie. A te la parola. Grazie Marcella, saluto tutti. Tu hai detto all'inizio benissimo che abbiamo selezionato delle domande su questo argomento, ma tutta la programmazione estiva si innesta sulla conferenza animatori che aveva il tema Nessuno si salva da solo, riguardante la enciclica di Papa Francesco. E a questo punto, all'indomani della conferenza animatori, i nostri gruppi, le nostre comunità hanno assunto degli impegni concreti, e questi impegni e queste tematiche noi le riportiamo nella programmazione estiva come continuità al lavoro che abbiamo svolto. Per le famiglie, per i giovani, per tutte le realtà abbiamo pensato delle vacanze carismatiche, come dicevi tu. Per la famiglia abbiamo 2 settimane carismatiche nella nostra casa di Loreto, la prima dall'1 al 7 agosto e la seconda dall'8 al 14 agosto, dove le famiglie insieme condividono un tempo di vacanza, possono gestire la giornata con un tempo di preghiera, con la celebrazione eucaristica e poi con i propri figli, con le proprie mogli, i propri mariti, ognuno si reca al mare o può gestirsi la giornata. Questo ci permette di condividere questo tempo che possiamo definire un tempo di ripartenza carismatica per noi, per tutti gli ambiti. Ma oltre a quella delle famiglie, abbiamo la settimana dei giovani. Quindi, Marcella, anche tu aiutaci a capire come i nostri giovani vivranno la vacanza estiva, la vacanza carismatica estiva quest'anno. Che bello, abbiamo pensato proprio una vacanza nel segno dell'amicizia. Sarà una vacanza carismatica l'ultima settimana di luglio in un villaggio turistico nelle Marche, sul mare. Aperto purtroppo per la poca capienza causa Covid, soltanto a 200-220 dei nostri giovani, credo che si sia già esaurita la disponibilità dei posti. E ad ogni modo, cosa abbiamo immaginato? Non solo formazione. Finora i nostri incontri, i nostri ritiri si sono basati molto sulla formazione, che non mancherà in questa vacanza, ma che sarà ridotta al minimo indispensabile, ma soprattutto perché quest'anno la formazione sarà un'esperienza e sarà l'esperienza di stare insieme, di vivere insieme in fraternità, di imparare o reimparare la socialità veramente cristiana evangelica, della solidarietà, dello stare insieme, del divertirsi, però non nel senso di divertere, e cioè di pensare ad altro, ma di centrare tutto in Gesù, anche la gioia di stare insieme, quindi una gioia cristiana, la gioia di divertirsi in una maniera bella, in una maniera di aiuto reciproco, di ascolto, di accompagnamento, di accoglienza, dove si andrà al mare, dove si faranno giochi di società, dove si faranno tornei, partite di calcio e chi più ne ha più ne metta, però la formazione sarà quella umana, dello stare insieme, dello stare vicini, dell'aiutarsi a vicenda, dell'apprendere, forse per la prima volta,
un modo nuovo di essere amici, un'amicizia in Gesù. E mi piace pensare che Gesù era davvero l'amico che sapeva vivere davvero uomo, oltre che ovviamente davvero Dio. Se pensiamo che per esempio il suo primo miracolo è stato fatto forzato da una donna, forzato dalla mamma ad un matrimonio, alle nozze, e poi comunque era un mangione, un beone, è scritto nel Vangelo. E allora noi desideriamo che i nostri giovani facciano questa esperienza, questa formazione, che è una formazione carismatica, ma è una formazione profondamente umana, perché se i nostri giovani e tutti noi non impareremo ad essere sì carismatici, sì spirituali, ma tanto umani, saremo poco attraenti. Allora vogliamo sperimentare questa forma di amicizia e di formazione carismatica. E adesso a te ripasso la parola, Rosario, perché quest'anno anche nel segno di Maria noi abbiamo immaginato un modo di stare insieme più capillare sul territorio, e i nostri ci fanno delle domande. Cosa ci dice a questo proposito? Allora, Marcella, intanto tu mi hai fatto innamorare di questa vacanza giovani, anche se non ho l'età, ma possiamo dire che io e Marcella parteciperemo alla vacanza con i giovani, e quindi è una grande gioia questo appuntamento. Per quanto riguarda il pellegrinaggio delle famiglie, è un appuntamento ormai che noi viviamo da anni, e si terrà l'11 settembre, e sarà con una modalità diversa dagli altri anni. Sarà vissuto in tutte le regioni, in 20 regioni, 20 santuari regionali, e la tematica è nella comunione la gioia. È proprio bello vivere in questo tempo la tematica della comunione e della gioia, per gli ovvi motivi che conosciamo, perché il Covid ci ha un po' fatto saltare gli equilibri anche relazionali, e quindi ritornare alla tematica della comunione è il motivo della nostra gioia, è proprio lo stare insieme come fratelli. Ma anche nella preparazione e nella organizzazione noi testimoniamo una grande comunione che da sempre, dall'inizio del pellegrinaggio, continuiamo, perché il pellegrinaggio è organizzato in collaborazione con la pastorale familiare della Conferenza Episcopale Italiana e il Forum delle Famiglie. E così dall'organizzazione centrale si passa a una organizzazione decentrata, perché ogni regione, il coordinatore regionale del rinnovamento, la coppia delegata per la pastorale familiare e il responsabile del Forum delle Famiglie daranno vita alla programmazione che svolgeranno insieme all'interno del santuario. Il format sarà lo stesso: il pellegrinaggio a piedi, durante il quale c'è la recita del Santo Rosario, delle testimonianze e la celebrazione eucaristica. Naturalmente ogni regione cercherà di attuare il format unico nelle modalità consentite, rispettando anche gli orari dei santuari e tutto quello che c'è da rispettare anche come normativa. E naturalmente, se voi desiderate saperne di più, potete visitare il nostro sito internet rinnovamento.org e rivolgervi ai delegati della pastorale familiare, al responsabile del forum regionale o al coordinatore regionale del rinnovamento per avere ulteriori notizie. Anche in questa direzione noi abbiamo pensato, come Comitato e Consiglio Nazionale, le scuole regionali estive, che saranno vissute in tutte e 20 le regioni nella modalità che adesso Marcella ci racconterà. Ed è sempre lo stare insieme, è sempre quella ripartenza nello spirito che noi desideriamo e che lo Spirito Santo ci ha suscitato. E quindi profeticamente noi desideriamo che soprattutto i nostri organismi pastorali possano rinnovare, ravvivare il dono che Dio ci ha fatto, per custodire quel tesoro prezioso che ci è messo nelle mani. E il tesoro prezioso è il rinnovamento nello Spirito Santo, sono i nostri fratelli, il tesoro prezioso sono i nostri gruppi, le nostre comunità, perché è lì che si vive il rinnovamento nello Spirito Santo. E allora abbiamo immaginato una mistagogia, parto dalla fine, ma perché partendo dalla fine si comprende quello che profeticamente lo Spirito ci ha messo tra le mani, insieme a questo dono prezioso che è il rinnovamento nello Spirito, ed è l'amicizia.
il dono grande, santo dell'amicizia, amicizie sante, per cui la mistagogia sarà proprio su questa fraternità, su questa amicizia da custodire, da rinnovare. L'amore che viene dallo spirito passa attraverso l'amore fraterno, attraverso le modalità di fraternità, di comunione, proprio di amore fraterno. È lì che noi viviamo, sperimentiamo la gioia di cui abbiamo grande bisogno e sperimentiamo la presenza di Dio. Quindi, per esempio, rinnovare in maniera quasi, direi, semplice ma non banale il dono che ci è stato dato dell'imposizione delle mani, che ricordiamo non ha niente di sacramentale, ma che ha tanto di carismatico e di pastorale, perché significa la vicinanza, significa l'affetto, significa l'amore dei fratelli, significa proprio l'invocazione dello Spirito Santo. Ecco, tutte dinamiche che noi vogliamo riproporre perché il rinnovamento possa audacemente ripartire ed essere ancora un segno profetico per la Chiesa, ma per l'Italia, oserei dire, e per le nostre famiglie, per questo tempo così bisognoso di fraternità e di gioia. E la nostra formazione quest'anno è improntata su questa ripartenza audace che dice amicizia, dice fraternità e dice gioia. Ecco, Rosario, penso che a molte delle domande che abbiamo ricevuto abbiamo dato risposte ovviamente sintetiche, ma nel tempo che ci è concesso. Sì, io desidero solo aggiungere due cosette perché fanno parte delle domande che ci sono state rivolte. E la prima, per integrare quello che ho detto sul pellegrinaggio, è la benedizione dei bambini e dei ragazzi per l'inizio dell'anno scolastico, visto che siamo all'inizio di settembre. E la seconda, molto importante, io chiedo scusa ma mi era sfuggita questa cosa qui, che il pellegrinaggio è in preparazione alla Giornata Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma nel 2022. Quindi è bello poter guardare con sguardo ampio questa dimensione del pellegrinaggio che ci porterà a questa giornata del 2022. Marcella, io anche credo che abbiamo detto tutto e voglio riprendere quello che tu hai detto all'inizio, però con l'augurio di una buona vacanza a tutti. 2 mesi, luglio e agosto, sono 2 mesi dove noi ci ritagliamo, noi tutti come famiglie ci ritagliamo un tempo di vacanza e chiediamo allo Spirito di donarci la grazia di vivere questo tempo perché sia ristorato il corpo, la mente, tutte le energie, ma soprattutto lo spirito e l'anima. Chiediamo la grazia a Maria di accompagnarci in questo tempo perché settembre possa segnare per noi con il pellegrinaggio una ripartenza spirituale, carismatica, comunitaria, sociale, ecclesiale a 360 gradi. Allora possiamo concludere, se tu lo ritieni opportuno, Marcella, con una Ave Maria e consegniamo dalle mani di Maria a Gesù questo tempo che stiamo vivendo e l'anno che inizierà a settembre, l'anno pastorale in tutte le diocesi, in tutta la Chiesa cattolica, perché sia benedetta questa grazia straordinaria che si chiama rinnovamento. Grazie, grazie Rosario, davvero con tutto il cuore ci rivolgiamo alla Vergine che noi preghiamo come Vergine dalle mani alzate. Allora la salutiamo con questa Ave Maria con le nostre mani alzate e io chiedo a voi che ci state seguendo, a voi in qualunque posto vi troviate, qualunque cosa stiate facendo, senza vergognarvi, alzate le vostre mani e con noi salutate la Vergine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E Maria benedica i nostri gruppi, i nostri cenacoli, le nostre comunità e tutte le nostre famiglie. Cari fratelli, al prossimo incontro, sperando Amen. Di vedervi in qualche scuola, in qualche posto in questa estate e altrimenti alla ripresa. Buona domenica! Grazie, buona domenica e buone vacanze!